Contro gli attacchi e gli insulti, ma anche le minacce del vice premier Luigi Di Maio e di Alessandro Di Battista, il sindacato dei giornalisti italiani, la FNSI, ha organizzato manifestazioni in tutta Italia. A Napoli il Sudice ha promosso un flash mob davanti al palazzo della prefettura. Decine di giornalisti hanno detto giù le mani dall'informazione. All'iniziativa ha aderito anche il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Il segretario del Sudice Claudio Silvestri. La stampa è un pilastro fondamentale della democrazia. È chiaro che se viene attaccata nei fondamenti del proprio sistema è a rischio la stessa democrazia del nostro paese. La politica non è la prima volta che minaccia la stampa, l'abbiamo visto da tutti i governi, Berlusconi ha minacciato D'Alema, centrodestra, centrosinistra, indifferentemente, non è un problema dei 5 Stelle. Il problema è che queste minacce vengono fatte a colpi di decreti legge, vogliono cancellare l'ordine dei giornalisti, vogliono cancellare i fondi per il pluralismo dell'informazione. Hanno già minacciato di tagliare i fondi per le pubblicità ai giornali e nella prossima finanziaria ci saranno tagli agli sgravi per tutti i giornali di carta stampata. In piazza anche il consigliere nazionale Gerardo Ausiello. Bisogna rispondere subito con un'iniziativa simbolica ma anche concreta, l'abbiamo fatto con la Federazione della Stampa, con un'iniziativa contemporaneamente in tutte le piazze d'Italia. Vogliamo dire no agli attacchi e agli insulti, anche perché dietro questi attacchi c'è un obiettivo ben preciso, quello di eliminare ogni forma di intermediazione per sostituirla con l'omologazione dei social network. È un pericolo serio rispetto al quale gli organismi di categoria devono rispondere, devono reagire con forza e determinazione con manifestazioni come queste, assolutamente pacifiche ma che hanno un forte valore simbolico. Poco dopo la manifestazione il vice premier Di Maio, pubblicista in Campania, ha pubblicato una clip sul suo profilo Facebook nella quale si è messo a disposizione del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti. Io so che il cosiddetto Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti della Campania ha avviato una procedura contro di me. Voglio dire ai componenti del Consiglio di Disciplina che sono a loro disposizione. Ho portato avanti le mie dichiarazioni e le ho fatte da ministro, ma mai, mai mi avvarrò della cosiddetta insindacabilità delle opinioni espresse, dell'immunità parlamentare. Non le ho fatte quelle dichiarazioni ovviamente da giornalista, ma lo dico con molta sincerità, sono a vostra disposizione qualsiasi decisione vorrete prendere nei miei confronti.